le bambine comincia. Buongiorno. Buon lavoro. Buongiorno Presidente, buongiorno, come andiamo? Per salutare. Voi siete mattinieri, già al lavoro alla grande da un'ora. Da un'ora? Bocca al lupo. Grazie, bocca al lupo di cuore. Io sono molto bravo. Alla grande. Beh, insomma, io sono partito da Roma stamattina, adesso a pranzo devo essere. Buongiorno. Mi state adoccando? Ma lei con la fucilà? No. C'è la barba. Cioè, vi fanno tutti. Cioè, siete contro il prodotto. Contro il prodotto. Cioè, alla fine si è stato. Questo per esempio è un capo senza assolutamente senza nessuna cosa. Signor Sindaco, autorità tutte, davvero con grande gioia che a nome del governo, insieme a Carlo Calenda, insieme a Luca Lotti, insieme a tante donne e uomini che stanno lavorando per il rilancio del Made in Italy e per l'investimento sul futuro economico di questo paese, sono ben felice appunto di essere qui con voi e di dare il bocca al lupo a me. In realtà vorrei essere chiaro, questo non è né un tributo alla nostalgia, né è semplicemente il riconoscimento della bellezza di Firenze. La nostalgia non è categoria della politica. Chi vivesse di nostalgia non avrebbe spazio nella vita di oggi. E quindi non può essere questo il motivo per cui il Presidente del Consiglio partecipa a PIT. Né può esserlo il fatto del riconoscimento di una eccezionalità che ieri avete avuto modo di vedere, qualcuno di noi l'ha fatto nelle immagini che sono arrivate via video, via foto, della bellezza straordinaria del Ponte Vecchio illuminato, grazie alla famiglia Ricci, a Claudia, a Stefano, a Niccolò, a Filippo Ricci, grazie alle bellissime iniziative che in questi giorni si terranno nel cuore della città, penso a tutti gli eventi dei piccoli e medi imprenditori che stanno investendo in questo territorio e anche alle cinque grandi brand che Franca Sozzani e Vogue hanno messo in mostra nella sala d'arte, vale a dire l'Emilio Pucci con, devo dire che fa effetto passare dal battistero e vedere l'idea di Laudomia divenuta realtà, penso alla straordinarietà di Gucci con gli interventi che comunque in questa città hanno una loro base non solo per la pelletteria ma anche per il museo Gucci che è qua accanto a noi, penso a Roberto Cavalli, alla sua genialità tipica fiorentina, penso come è ovvio ed evidente al grande investimento che Ermanno Scervino farà domani al Forte Belvedere con quindi una grandissima domani sera con la grande sfilata di Ermanno e Tony in Forte Belvedere e penso naturalmente l'ho messo in fondo perché vorrei tributare un pensiero particolare al grande brand di Salvatore Ferragamo, ma permettetemi di fare un pensiero particolare alla signora Wanda Ferragamo, che è un punto di riferimento per questa città e per la capacità delle donne, rinnova la capacità delle donne di curare grandi momenti difficili. Beh, non è però per questo che sono qui e non vorrei parlare di questo.
Vorrei dirvi che se il Presidente del Consiglio partecipa a Pitti è per dire che noi crediamo con grande convinzione e con grande determinazione che la pagina più bella non sia nei 60 anni appena trascorsi. E dire una cosa del genere significa essere arroganti, significa avere una grande ambizione, significa essere particolarmente audaci. Ma come si fa a dire che nei 60 anni appena trascorsi non c'è stato il momento più bello e più grande? È così. Il momento più bello e più grande deve ancora venire. Io ne sono assolutamente certo e ne sono convinto. Per Pitti sicuramente, ma più in generale per la moda italiana. Il mondo fuori di qui chiede bellezza. E noi che spesso siamo abituati a dare del tuo al bello in ogni momento della nostra vita ce ne dimentichiamo. Usciamo dalle frontiere del nostro paese e troviamo una fame di Italia e di qualità della vita che noi talvolta sottovalutiamo e che noi talvolta disperdiamo in mille polemiche, in mille discussioni interne. E allora questo è il senso oggi del tentativo che tutti insieme dobbiamo fare di uscire dalla crisi. Provare a investire sul futuro dell'Italia sapendo che le caratteristiche che ci fanno forti sono più grandi delle preoccupazioni che ci attanagliano. Che cosa significa? Significa avere il coraggio di dire qui e adesso che la crisi può essere vinta, perché non è finita, come è ovvio che sia, non è finita la crisi, ma la crisi può essere vinta perché tutti gli strumenti sono messi in campo. Da qui, da Firenze, da Pitti, dove Unicredit ha fatto un grande investimento, dove Banca Intesa ha siglato un accordo con le piccole e medie imprese, diciamo con forza al sistema bancario italiano che dopo l'investimento e l'innovazione sperimentata dal Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e dal Board della Banca Centrale Europea non ci sono più alibi per dare credito alle imprese. Noi chiediamo con forza agli istituti di credito di intervenire con determinazione, di far girare i denari che vengono dall'Europa e essere in condizioni di dare finalmente un po' di respiro, soprattutto alle piccole e medie imprese che hanno sofferto. C'è stato un credit crunch, è vero che c'è stata una contrazione straordinaria del credito. Noi abbiamo bisogno di un sistema bancario che sia nelle condizioni di fare ciò che la Banca Centrale Europea oggi ha messo in campo. Guai a chi pensasse di avere ancora degli alibi. E questo vale per il settore del tessile, della moda, ma vale soprattutto per, non soprattutto, vale anche per tutti gli altri settori che riguardano le piccole e medie imprese. Secondo punto, diciamo qui da Firenze, nell'inaugurazione di Pitti, quante volte, lo dico a Gaetano, lo dico a Claudio, lo dico a Raffaello, ci siamo raccontati dei problemi che abbiamo nella gestione, che questa città correttamente ha nella gestione infrastrutturale degli edifici, degli immobili che sono destinati al... Se c'è la possibilità di ricorrere al credito, se c'è la possibilità di sbloccare finalmente interventi infrastrutturali, perché in questa direzione sta andando il lavoro di questi giorni, lasciatemi spendere una parola per dire come il settore che voi rappresentate possa diventare sempre di più centrale nelle strategie della politica. Noi oggi siamo in una condizione in cui per troppo tempo il politico che si avvicinava alla moda, al fashion, alla impresa collegata alle design, allo stile di vita italiano, era considerato come un UFO, un oggetto non ben identificato. Quasi che vi fosse la manifattura seria, quella tosta, quella capace di toccare i problemi concreti, e poi ci fossero i giocattolini, i divertissements, gli strumenti adatti semplicemente per chi non avesse molto tempo da perdere, settori di nicchia. Noi dobbiamo rovesciare radicalmente questa impostazione, che non significa cancellare l'importanza della manifattura tradizionale, ma significa raccontare in modo credibile come la qualità della nostra impresa, piccola, media, impresa in modo particolare, si colleghi a un'idea di città, a un'idea di territorio, a un'idea di sviluppo e mostri in questa laboriosità, vedo in prima fila il sindaco di Prato, vi faccio il mio migliore augurio di buon lavoro, Matteo Biffoni, in questa laboriosità sta la capacità da parte dell'Italia di raccontare se stessa. Perché è mancato questo in questi anni. È totalmente mancato uno storytelling, un racconto possibile dell'Italia. Raccontiamo sempre che in Italia va tutto male. Raccontiamo sempre che noi siamo il problema. Siamo i peggiori direttori commerciali di noi stessi.
credo alcune aziende avessero alcune aziende che hanno fatto risultati straordinari all'estero, che le nostre, vedo Brunello Cucinelli, vedo tanti altri da voi, vedo lo stesso Claudio e tanti altri, Stefano, che ha fatto dei risultati, Stefano Ricci, che tutti noi qui, lo dico per le televisioni nazionali, sappiamo essere anche per conformazione politica il figlio segreto, il nipote segreto di Karl Marx, e quindi come tale lo consideriamo, data anche la sua forte connotazione politica dell'estrema sinistra. Bene, tutti questi grandi brand che stanno ottenendo successo, se avessero dei direttori commerciali come i politici italiani, sarebbero morti. Ecco perché con Carlo, con Calenda, con Lice, con tutte le strutture che si occupano di scommessa sul futuro dell'Italia, dobbiamo avere l'intelligenza e la lungimiranza di proporre un racconto paese diverso. È quello che accadrà con l'Expo. Oggi sui giornali tutti continuano, oggi no, diciamo, negli ultimi giorni i quotidiani settimanali sono pieni soltanto della parte negativa dell'Expo. Ed è giusto che ci sia all'Expo, al Mose, una pulizia radicale, totale, senza mettersi qui adesso però a discutere di come è cresciuto il sistema del malaffare in Italia. Noi siamo intervenuti in modo, direi, violento, andando a sradicare, creando un meccanismo che consenta di intervenire sulla corruzione in modo molto forte. Però non basta, c'è bisogno della parte positiva. L'Expo è visto come una gigantesca chance per l'Italia. Ed è visto come una gigantesca chance per chi vende l'Italia, senza svendere l'Italia. Ecco che ho davvero concluso. La presenza a Pitti non è soltanto un riconoscimento che il governo deve fare a questa manifestazione. È un po' tardivo se ci abbiamo messo 60 anni. Dopo che negli ultimi 5 anni sono stato tutti i giorni a dire a Raffaello che avrei portato il Presidente del Consiglio, adesso posso dire che è un'impresa che abbiamo utilizzato per un convenzionale. Partecipi il Presidente del Consiglio, è importante che vi partecipino 1090 brand, che sono il numero storico di questa manifestazione, è importante che ci siano i compratori dall'estero, è importante che ci siano i buyers cui consegneremo un premio tra qualche istante, è importante che ci sia la stampa di grande qualità internazionale e nazionale che sappia riconoscere in questa manifestazione una manifestazione che non ha paura di confronti. A Londra vogliono fare le iniziative, le faccia, noi non abbiamo paura, non abbiamo problemi, se c'è bisogno ci facciamo gli accordi. Ma siamo nelle condizioni di dire che da qui deve partire un racconto, non per Firenze, non per la moda, ma per l'Italia. E allora io vorrei farvi di cuore in bocca al lupo. Oggi è il giorno degli esami di maturità per tanti nostri concittadini, connazionali. Tutti noi ricordiamo che l'esame di maturità è stato un momento un po' particolare. Non ci ricordiamo probabilmente nel dettaglio come è andato il compito italiano, ma questo è un altro discorso. Non ci ricordiamo però qual era il tema o come era l'orale, ci ricordiamo quell'insieme di emozioni che ha caratterizzato la notte della vigilia, che ha caratterizzato il momento di arrivare, lo sguardo magari per chi non ce l'ha più del babbo o della mamma che ti salutano alla porta, o comunque l'impressione straordinariamente bella di quelle insieme di emozioni che uno ha vissuto quel giorno. Io penso che la vita sia questo, l'insieme di emozioni che ciascuno di noi si porta nel proprio cuore. Allora vi auguro di essere capaci di raccontare un insieme di emozioni che è l'emozione dell'Italia. Per Pitti l'esame di maturità arriva a 60 anni, un po' fuori corso, diciamolo così, un po'. Ma l'esame di maturità significa che noi abbiamo lo spazio e la possibilità di rimettere in moto l'economia di questo paese e soprattutto la capacità di questo paese di credere nel futuro. Da qui, dal Salone dei 500, a nome del governo, rinnovo l'appello alle banche, rinnovo l'appello ai piccoli e medi imprenditori di non sentirsi abbandonati, perché le strutture nel paese per aiutarvi ci sono. C'è bisogno probabilmente, di dare un bel taglio a tutto ciò che burocraticamente ha bloccato in questi anni la crescita. Abbiamo iniziato a farlo, se ne è candidato. Ma vi dico anche che se tutti insieme faremo quello che dobbiamo fare, l'Italia nei prossimi 10 anni sarà un'Italia che cambierà il volto dell'Europa e non si limiterà a rincorrerlo. Grazie e bocca al lupo. Un cambio.
cambio al programma e alla scaletta. Quest'anno, grazie al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi Carlo Calenda e il Governo, grazie a Stefano Ricci e ai programmi di Bitimmagine, erano previsti dei premi importanti. Abbiamo deciso di anticipare questa consegna dei premi proprio perché fosse presente il Presidente Renzi, il quale per impegni istituzionali deve lasciarci nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi mi scuso con le persone.